Buongiorno a tutti e bentrovati. Siamo giunti oggi alla seconda tappa del nostro personale viaggio all'interno dei processi produttivi ceramici. Nella tappa precedente abbiamo indagato le ragioni per le quali le piastrelle possono esplodere nel forno. La domanda invece che oggi ci poniamo ha a che fare con quei fenomeni di gelificazione che possono subentrare all'interno delle barbottine nel momento in cui sostano nelle vasche di stoccaggio. Vediamo molto rapidamente in questo caso dove ci troviamo lungo la traiettoria del processo produttivo. Evidentemente siamo nella macrofase che riguarda la preparazione del corpo ceramico e più precisamente a cavallo fra lo scarico e lo stoccaggio della barbottina in vasca. Dunque, la barbottina, che come sappiamo è quella miscela o nel nostro caso sospensione acquosa di materie prime, acqua e argille che costituiscono, diciamo così, gli ingredienti principali dell'impasto ceramico, prima di essere processata all'interno degli atomizzatori, sosta per tempi più o meno lunghi all'interno di vasche di stoccaggio, dove è sottoposta a lenta e costante, agitazione per evitare fenomeni di inviscosimento eccessivo e localizzato. All'interno di queste vasche la barbottina deve presentare dei parametri corretti in termini di viscosità e di limite di scorrimento per poter essere poi applicata in maniera corretta nelle successive fasi di processo. Vediamo a questo punto che cosa indicano questi valori. Diciamo in maniera molto semplice che la viscosità è un parametro che indica la resistenza che un fluido oppone alla propria messa in movimento. Dall'altra parte, il limite di scorrimento invece indica il valore e quindi della forza minima necessaria per far sì che un fluido si muova. Sono concetti abbastanza complessi e per questa ragione lo abbiamo fatto la volta scorsa e lo facciamo di nuovo oggi. Proviamo a prendere a prestito degli esempi dal mondo della cucina. Senza ovviamente voler banalizzare, però questo espediente ci consente anche di parlare a coloro che non sono tecnici e che non masticano questi argomenti nel proprio quotidiano. Quindi mettiamo in paragone la maionese e il miele. Il miele è un fluido viscoso ma caratterizzato da un basso limite di scorrimento. Al contrario, la maionese è un fluido poco viscoso ma con un alto limite di scorrimento. Che cosa significa? Proviamo a rovesciare del miele sopra di un tavolo, su di un piano, e ci accorgiamo che nel giro di pochi secondi il miele si espande sulla superficie, proprio in virtù del fatto che avendo un basso limite di scorrimento non ha bisogno di una forza importante per potersi muovere. La maionese, al contrario, se la rovesciassimo sullo stesso tavolo, rimarrebbe esattamente lì dove è stata versata, proprio perché invece avendo un alto limite di scorrimento necessita di una forza superiore. Rispetto al tema della viscosità, potremmo immaginarci di inserire all'interno di due frullatori o comunque di due agitatori, da un lato mettiamo il miele e dall'altro mettiamo la maionese. Ci accorgiamo immediatamente che il frullatore, diciamo così, che contiene il miele, deve fare uno sforzo molto più impegnativo per poter girare, proprio perché il miele, essendo un fluido viscoso, oppone una resistenza, superiore rispetto alla maionese. Fatto questo piccolo excursus nel mondo della cucina, torniamo alla ceramica. Dicendo che i valori di limite di scorrimento e di viscosità vengono di norma espressi su grafici cartesiani mediante l'ausilio di curve reologiche. Ne vedete qui un esempio. In sostanza sono dei grafici che fotografano in maniera molto precisa qual è l'andamento della barbottina e quindi che individuano i parametri corretti o non corretti della sospensione che poi dovrà essere utilizzata in fase di produzione. Quali sono questi parametri corretti? Diciamo che un corretto valore di viscosità dovrebbe attestarsi fra i 30 e i 40 secondi di coppa Ford. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il campione di barbottina preso in esame deve, per attraversare il foro di 4 mm della coppa, che è uno strumento appositamente pensato per misurare i fluidi,
deve rientrare all'interno di quel range di tempo, quindi fra i 30 e i 40. Nel caso in cui il tempo fosse inferiore, significherebbe che ci troviamo di fronte a una sospensione, in questo caso una barbottina, eccessivamente acquosa, cosa che potrebbe comportare problematiche in fase applicativa, nel senso che potrebbero subentrare dei fenomeni di sedimentazione o problemi in fase di macinazione. Al contrario, se la barbottina o la sospensione impiegasse più di 40 secondi, ecco che ci troviamo di fronte ad una barbottina eccessivamente viscosa. E la viscosità, ovviamente, l'eccessiva viscosità, può anch'essa comportare tutta una serie di problematiche. In primo luogo, ad esempio, potrebbe aumentare i tempi in fase di setacciatura, scusate, all'uscita dei mulini di macinazione. Setacci che servono per trattenere le parti più grossolane della barbottina, che se non fossero trattenuti, se non venissero trattenuti, potrebbero poi comportare problemi in fase di atomizzazione. Allo stesso tempo, una barbottina eccessivamente viscosa ovviamente metterebbe sotto maggiore sforzo anche il sistema di agitazione. Allo stesso modo, un eccessivo limite di scorrimento, o comunque non appropriato, potrebbe condurre a quei fenomeni di gelificazione di cui appunto è oggetto la tappa di oggi. Diciamo che in linea generale la gelificazione ovviamente avviene all'interno delle vasche, ma il problema si manifesta ed è da addurre alle fasi antecedenti, e in particolare alla fase di macinazione. Se si escludono problemi di natura impiantistica o errori formulativi, diciamo che la gelificazione della barbottina è in larga misura da addurre ad un cambio delle caratteristiche delle acque di processo, o in misura minore da una o più materie prime che sono molto al di fuori degli standard qualitativi richiesti. Vediamo quindi a questo punto quelle che possono essere le azioni da percorrere per evitare che il problema si verifichi, o per intervenire nel momento in cui il problema si è verificato. In primo luogo, ovviamente, possiamo procedere con un'additivazione di un agente fluidificante che ha la funzione di ripristinare i corretti parametri di viscosità e di limite di scorrimento. Si potrebbe anche ipotizzare di aumentare i quantitativi di acqua in fase di macinazione, agevolando in questo modo anche quel processo di setacciatura di cui abbiamo parlato poc'anzi. In terzo luogo, nel caso in cui la problematica fosse riconducibile in larga misura alla natura dell'acqua di processo, si potrebbe pensare di tagliare quest'ultima con acqua di rete o di pozzo. Nel caso in cui i parametri dell'acqua di processo fossero totalmente fuori misura, a quel punto diventa necessario rientrare nei laboratori e fare un'attenta analisi e quindi procedere con un nuovo studio di fluidificazione per riparametrare e verificare tutte le componenti che compongono la sospensione. A questo punto la nostra tappa oggi si conclude qui. Vi anticipo, come sempre, la prossima fermata, che si troverà non tanto lungo la linea di produzione, ma lungo quella linea che scorre parallela e che ha a che fare con la preparazione e lo sviluppo dei semilavorati. Infatti, il problema che andremo ad indagare riguarda la degradazione batterica all'interno delle sospensioni acquose che stazionano all'interno delle vasche di stoccaggio prima di essere utilizzate. Io mi congedo e vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima tappa del nostro personale viaggio all'interno dei processi produttivi ceramici. A presto!